Salve a tutti ragazzi e bentrovati sul canale di The Fratta Game. Apro così il video, ragazzi. È successo un casino, purtroppo, una cosa che non ho potuto fare a meno di recuperare. Ho perso il materiale della boss fight contro Genichiro. Difatti qua mi trovo a fine battaglia perché sono, dopo svariati tentativi, sono riuscito a buttarlo giù. Il problema è che ero talmente concentrato nella boss fight che non mi sono accorto che la registrazione si era interrotta dopo pochi minuti dall'inizio. E l'ho tirato giù praticamente al primo tentativo della giornata, che sia chiaro ragazzi, perché sono 3 giorni, 4 giorni che ero bloccato qua. La terza fase mi distruggeva sempre. Comunque ragazzi, io sono veramente incazzato perché purtroppo è una boss fight veramente bella, molto tecnica, molto difficile. Avrei voluto farvi vedere come l'avevo tirato giù. E purtroppo, ragazzi, non è stato possibile. Vedrò di farlo, di recuperare nel New Game Plus se ci arriverò mai. Mi dispiace, ragazzi, sono veramente desolato. Io non so come scusarmi, sinceramente, perché è stato un mio errore che avrei dovuto accorgermene prima, ma ero talmente concentrato nella boss fight che quando ho visto che lo stavo per tirare giù, mi ero accorto già nella terza fase che quando la postura del nemico era praticamente sul rosso, quindi alla fine mi sono accorto con la coda dell'occhio che la registrazione si era bloccata su un tipo screenshot, si era fermata lì. Lì per lì, ragazzi, ho detto lo tiro giù perché avevo paura di non riuscire a portarlo di nuovo a terra, sto figlio di maledetto qua. Mi dispiace ragazzi, sono veramente deluso. Mi dispiace veramente tantissimo, credetemi. Quindi niente ragazzi, io riprendo da qua dopo che l'abbiamo tirato giù, quindi mi dispiace ragazzi, mi dispiace veramente tanto. Comunque ce l'abbiamo fatta, è passato veramente un botto di tempo da quando ci ho provato. Alla fine bastava, io mi andavo in panico sull'elettricità, adesso poi ne parliamo meglio, vediamo un po' la cazzi. Dunque hai trionfato, non è così? Tu sei. Non sono qui per combattere. Shinobi dell'erede divino. Lord Genichiro, quelle sono le acque del Ecco, tesoro. appena detto, voilà, quarta fase. Sì, però non è possibile che l'hanno fatto così potente, sto uomo, eh. Ashina, questa terra è tutto per me. No. Mo che Per cazzo il si suo inventerà? Quindi bene, mi sa che la dobbiamo rifare, ragazzi. Sicuro. rinuncerò alla mia umanità. Ecco. Perfetto. Resurrezione. Sì, senza dubbio. Ai. Addio. Dove cazzo sta andando? Ma così. Se n'è andato così. Ma allora, sono veramente contento, ma veramente contento che prego all'idolo. Ho dovuto utilizzare anche il fegato di anguilla. Purtroppo, ragazzi, veramente avrei voluto farvi vedere la boss fight intera. Mannaggia me. Oh, l'ho registrata, ragazzi, ma veramente talmente tante volte in 4 giorni che le ho cancellate tutte. A parte quando sono morto. E adesso che sono riuscito a buttarlo giù, mi si interrompe la registrazione. Ma vedete che sono proprio sfigato, ragazzi. Aiutatemi a uscire da questa sfiga, però. Non è possibile. Dunque, prima di andare avanti. Adesso fatemi dare un'occhiata perché a noi ci hanno dato delle cose. Allora, menu equipaggiamento tecniche ninjutsu. Oh, si sì, godo. Finalmente. Gli slot equipaggiamento tecnica sono stati sbloccati. È disponibile un solo slot per scegliere una tecnica ninjutsu. Oh, che bello. Quindi, ninjutsu del fumo di sangue. Tecnica di ninjutsu che tramuta in fumo gli schizzi di sangue di una vittima. Consuma emblemi spiritici con l'uso. Si attiva dopo un colpo mortale alle spalle. La cortina di fumo consente di mantenere l'effetto sorpresa. Che figata! La lotta per la vita è il pane quotidiano dello shinobi, che trae forza da ogni uccisione.
E quindi vai dietro, praticamente fa sgorgare il sangue della vittima sotto forma di un'enorme nube. Quindi praticamente ci siamo sempre invisibili. Ottimo. Bello, bello. Però la mia idea era, fatemi dare un'occhiata, sei emblemi? Sti cazzi. Ma ce ne sono altre per caso? Acquisisci abilità. Qua ci siamo, qua ci siamo. No. No, no, no. Assolutamente no. Bene. Però ci sta. Non la metto su adesso perché vediamo un po' che succede. Alla fine sono riuscita a obbedire agli ordini del mio signore. Devo proprio ringraziarti. Chi è il tuo signore? Ishin Ashina. Sono un cerusico al servizio di Lord Ishin. Perché ti è stato ordinato di aiutarmi? Lord Ishin non intende usare il potere del retaggio del drago. Ecco perché lui. Ha provato ad aiutare Kuro a fuggire da Ashina. Esatto. Il messaggio che ho trovato nel pozzo era opera tua? Esatto di nuovo. I miei doveri si sono conclusi, ma. C'è qualcuno che credo vorrai vedere. Lord Kuro è di sotto. Ottimo, ottimo. Va bene, ragazzi. Allora, arrivo subito, eh. Ok, ragazzi, eccomi. Allora, un momento, ma non mi ha dato nessun ricordo per potermi potenziare? Fatemi vedere. Sì, me l'ha dato un ricordo. Allora, migliora la forza d'attacco. Vai. Obbligato, obbligato. Affronta ricordo Genichiro Ashina. Perfetto. Cimelio Genichiro. Ricordo di una battaglia, ok. Di umili origini, Genichiro è stato accolto dagli Ashina dopo la morte della madre. Con il paese sull'orlo della sconfitta, Genichiro imparò le arti eteriche e padroneggiò il fulmine di Tomoe. Simile eresia potrebbe salvare Ashina. Ok. Beh, ottimo, la tua forza d'attacco è stata migliorata. Bene, finalmente, ragazzi. Che goduria, che gran goduria. Allora, parliamo un attimo con lei, C'è vediamo se ci dice qualcuno sempre la che stessa credo cosa. vorrei. Lord Kuro è. Ok, qua sotto, quindi Lord Kuro è qua sotto. Un altro idolo? Come mai? Vabbè, preghiamo lo stesso, che non si sa mai. Riposa, che deve essere sbloccato, anche se bastava semplicemente sedersi, probabilmente. Ah, è qua. Ciao, caro. Sono qui per voi, mio sire. Sì, hai fatto bene a venire qui. Andiamo, dobbiamo lasciare Ashina. Lupo. Il mio sangue. Il sangue del drago rende gli uomini immortali. Lo stesso vale per te. Sì, sire. Volevo salvarti. Sono sicuro che lo rifarei dovesse essere nuovamente necessario. Però la non morte provoca la stagnazione. Il giuramento immortale, le acque del ristoro, il mal del drago corrompono gli uomini fino a impedirgli di vivere come umani. Voglio spezzare le catene della stagnazione create dal retaggio del drago. Lupo. Mi aiuterai a raggiungere questo scopo? Aiuta Kuro, segui il codice di ferro, difendi Kuro. Il padre ci aveva detto però di seguire il codice di ferro, di non di difenderlo sempre. Proviamo. Padre, non posso infrangere il codice di ferro. Non Infatti, posso quindi. proteggere voi, erede divino. È il dovere che mio padre mi ha affidato. Quante volte sei morto e tornato in vita per il mio bene? Due, tre volte? O forse così Anche tante di più, volte che è impossibile una contarle? cinquantina più o È meno. stato per difendere il mio sire. Il numero non è importante. Non intendo vincolarti a un'eternità di non morte. Lupo, unisciti a me nel tentativo di recidere i vincoli dell'immortalità. Come desiderate. Grazie, lupo fedele. Ok, ma non c'è altro? Magari non ha neanche finito. Se vogliamo recidere i vincoli dell'immortalità, so dove possiamo iniziare. Lupo, guarda qui. Testo sulla recisione immortale, un libro ricevuto da Kuro sull'arte di recidere il retaggio del drago. Sembra vecchio, la rilegatura è lisa e mancano molte pagine. Si descrive qui il rituale della recisione immortale. Oltre il palazzo della sorgente, bisogna trovare il santuario e imbeversi nelle lacrime del drago sacro del regno celeste. Un antico documento Imbeversi. custodito nel castello Ashina. Sacre lacrime di drago dal regno celeste. Sì, credo che con le lacrime di drago
il retaggio del drago possa essere reciso. Ma il regno celeste, come facciamo a... Lo so, Lupo, quell'incensiere era di una persona interessante. Dagli un'occhiata. Ha qualcosa di speciale? Mi è stato detto che molto tempo fa, qui nel castello Ashina, viveva un altro erede divino. Il suo nome era Lord Takeru. L'incensiere era suo. Ora dov'è? È morto molto tempo fa, pare. Avvolto nel sentore della sorgente, torno al regno celeste. Pare che furono queste le sue ultime parole. Volete dire che il sentore della sorgente è la chiave per raggiungere il regno celeste? Così penso. Lupo, scopriamo la verità insieme. Ma qua c'è una spada. Oh, scusate. Non volevo romperla, mi scusi. Che oltraggio. Non ho fatto niente, mi scusate. Scusatemi, capo. Ora, per cominciare la nostra ricerca, sono sicuro che in questo castello siano rimasti alcuni libri di Lord Takeru. Libri che ha raccolto nella ricerca del Regno Celeste. Mi metterò alla loro ricerca. Oltre a cercare una via verso il Regno Celeste, forse possiamo anche cercare di capire come recidere i vincoli dell'immortalità. Ottimo suggerimento. Parla con Ishin. Se c'è qualcuno che può conoscere la risposta, è lui. Lupo, vieni con me. Cazzo, Ishin. Era figa quella spada, però. Quindi? Lord Ishin non è nella cittadella del castello. Mi hanno detto che è in convalescenza in una di queste torri di guardia. Purtroppo la via verso la sua torre è chiusa. La sua salute è un po'... Come posso entrare? Sul tetto c'è un passaggio pattugliato dai ninja corvini. È pensata per gli shinobi, ma credo che per te non sarà un problema. Ho sentito che i ninja corvini usano segnali di fumo come riferimento. Sì. Seguendo i loro segnali di fumo dovresti arrivare da Lord Ishin. E puoi usare questa finestra per raggiungere il tetto. Basta? Trova Lord Ishin e chiedi se sa come recidere i vincoli dell'immortalità. È in convalescenza in una delle torri di guardia fuori da questo castello. Raggiungi il tetto da quella finestra aperta. Poi segui i segnali di fumo dei ninja corvini. Ti affido questo compito. Va bene, ci proviamo. Qua non c'è altro. Cos'è? Oh, magnetite. Che figata. Di qua si può andare. Accostati al muro. No. Allora, noi siamo scesi da lì. Questo. Ce n'è uno simile anche nel... Ma... Ce n'è uno simile anche nel... Dove c'è lo scultore. Sto a vedere che proprio questo... Non posso crederci. Come cazzo è possibile? Eh sì. Che figata. La tipa gliel'hanno scappata? Ah, beh, ci credo. È lassù. Vediamo se ci dice qualcosa il nonno. Oh, sei qui. Serve qualcosa? L'erede divino. Tu l'hai salvato. Non ha nulla a che fare con me. Sì, invece. Ti sono grato. L'ombra nei tuoi occhi è diventata più chiara. Cosa? Non importa. Dunque, ti serve qualcosa? Ah, che sete. Mi ci vorrebbe una tazza di tè. Io c'ho quello scadente, però. Ho portato del sakè. Molto gradito. Non ti piace? No, è molto buono. Ah, ma riapre le mie vecchie ferite. Il tuo braccio sinistro? Sì. E poi questo sakè era il preferito dell'uomo che mi ha tagliato il braccio. Chi è stato? Lord Ishin. Ishin? Perché? L'ha fatto per il mio bene. Ah, sta
stavo per essere consumato. Consumato da cosa? Da uno Shura. Beh, che tu voglia credermi o meno, spetta a te decidere. Ma farei meglio a temere l'ombra dello Shura. Che cazzo è sta cosa? So solo scolpire statue. Gli unici Buddha che il legno mi mostra hanno volti furiosi. E io posso scolpire solo ciò che vedo. Ah, che sete. Mi ci vorrebbe una tazza di tè. Ho abbandonato la via degli Shinoba. Non ho potuto abbandonare quella protesi, per quanto ci abbia provato. Non avrei mai pensato che uno come me avrebbe salvato un altro uomo senza un braccio come te. Deve essere destino. So solo scolpire statue. Gli unici Buddha. Ok, basta. Dunque, allora, dov'è che eravamo sbucati noi qua? Vediamo un attimino se la signorina Emma ci dice qualcosa di più. Olè. Sta cosa è troppo figa però, eh. Come faccio sta cosa a collegarsi con il santuario lì? È veramente assurdo. Signora? Il mio sire non è in questo torrione. È in una delle torri di guardia separate. Ma Lord Ishin non sta bene. Pertanto non è possibile entrare nella sua torre. E basta tutto qui? Il mio sire non è in questo torrione. Ma Lord Ishin... Vabbè, sti cazzi. Allora... dov'era già la porta? Mi scusi. Ma qua non si può prendere assolutamente niente. È possibile. Questa spada qua era molto molto bella. Oppela. Oh. Ho fatto danni. Qual è la porta che si deve uscire? Questa. Ok, apri. Dunque, questi sono i segnali di fumo. Però bisogna seguirli in quale direzione? Questi ninja corvini di merda sono dei bastardi. Perché sono veramente veloci. Ah, ah, attenzione. Qui c'è qualcosa. È lui? Ah, parla. Riguardo alla vita dell'erede divino. Sì? Vorrei chiederti una cosa. Ma prima, Sake! Cosa? Te lo sei meritato. No. Tieni. Ah, mamma mia. Mio grande. Nipote Genichiro era stregato dalle acque del ristoro. Nipote. Hai fatto bene a porre fine alla cosa. Hai la mia gratitudine. Ho semplicemente seguito il codice che ho appreso da mio padre. Ah, il codice di ferro degli Shinobi? Capisco. Dunque sei il figlio del gufo, quello trovato durante la ribellione. Sì. E i tuoi viaggi ti hanno condotto qui. I legami che ci uniscono sono davvero divertenti. Non credi anche tu, Sekiro? Tu sei. Dunque, cosa vuoi sapere? Riguardo alla consegna la bevanda. L'erede divino vuole recidere i vincoli dell'immortalità. Voglio sapere cosa si può fare. La lama mortale. Se avessi un'arma come quella, potrebbe essere la chiave di ciò che cerchi. La lama mortale. Usandola è possibile uccidere chi non può morire con metodi normali. Colui che non può morire. I posseduti. Credo sia questo il loro nome. Non ne ho mai visto uno, ma si dice che puoi pugnalarli al cuore o mozzargli la testa e non morirebbero comunque. Se le storie sono vere, sono creature davvero terrificanti. Per uccidere un mostro simile ti servirà la lama mortale.
Ecco, dimmi dove si trova. Dov'è questa lama mortale? Ho sentito che la tengono nel tempio Senpo, ma dicono che la lama mortale non può essere sfoderata. Cosa vuol dire? Non lo capisco neanche io, ma è quel che si dice. Le porte del tempio sono chiuse, però. Chissà cosa stanno facendo quei monaci degenerati rinchiusi lassù tra le montagne. Non ci sono strade decenti che conducono lì. Tutto qui? La lama mortale. Forse è la chiave di ciò che Kuro cerca. Recidere i vincoli immortali. Usandola è possibile uccidere chi non può morire con metodi normali. Ho sentito che la lama mortale è nel... Ma dicono che la lama mor... Ok. Te ne vai, Sekiro. Recidere l'immortalità sarà una grande battaglia. E in battaglia i piani e i desideri di chi è coinvolto vengono eternamente rimescolati. L'esitazione ti spazzerà via. E perdere la battaglia. Proprio così. Tienilo bene a mente. Sekiro, se esiti, verrai sconfitto. Tutto qua, speravo che mi desse qualcosa. Sekiro, che cosa vuoi sapere sulla recisione? Niente. Te ne vai, Sekiro? Ma boh. Quindi noi dobbiamo andare praticamente sul Monte Kongu? Che cazzo è successo? Mi hanno aggrato, ma non so chi. Porca puttana. Arrivederci. E niente, ragazzi. Quindi bisogna andare sul monte cazzo in culo, mi sa. Perché gli unici monaci che ho visto sono lì. Però tutte ste spade molto fighe. Peccato, non si possono usare. Ok, ma da che parte posso andare? Perché al Monte Kongu ci sono arrivato tramite le segrete. E ci sono già stato là io. Ora, la mia domanda è... Cosa succede se io passo da questa parte? Bella domanda. Perché non ho idea neanche di dove sono. Ah, guarda dove sono. Guarda un po'. Questa è l'arena dove abbiamo battuto quello col cavallo. Aha. Ok, ok. Va bene. Qua si muore malissimo. Perfetto, ma se tornassimo invece dal piccolo, che ormai ho fatto la cazzata di... Ok, so dove sono adesso. Olè. So dove sono e proviamo a tornare a parlare col piccolo. Vediamo se ci dice qualche informazione in più. Qua c'è anche della roba da recuperare. Viaggio, dintorni di Yashina, castello, grande serpe, ingresso, tomba antica, stanza di Kuro. Ok, vai. Sì, proviamo ad andare a chiedere a Kuro se sa qualcosa, che magari ci dà qualche indizio, almeno siamo sicuri di dove andare. Ok. Chi è che sta piangendo? Questa roba. Lupo, ho trovato qualcosa. Ho aperto la biblioteca. Raggiungimi laggiù, Kuro. La biblioteca. Quale biblioteca? Ah, questa. Ok. Che fastidio questa polvere. Sono tornato. Oh, Lupo, sei tornato. Hai incontrato Lord Ishin? Sì, ha detto la lama mortale. Potrebbe essere la chiave per recidere l'immortalità. La lama mortale. È una spada con il potere di uccidere i senza morte. Si trova al Tempio Senpo. Capisco. Sì, mi sembra promettente. Come volete. Io invece ho cercato libri che potrebbero contenere indizi sul sentore della sorgente. Pare che anche Lord Takeru abbia cercato un modo per raggiungere il Regno Celeste. Per ora ho trovato solo un'informazione rilevante. Ed è... Un fiore. Mostra la rugiada di ciliegio. Sire, questo è per voi.
Che sia arrugiata di ciliegio. Quando il giuramento immortale del retaggio del drago viene infranto, si dice che rimanga questa al posto del giuramento. Credete che questa sia stata lasciata da Lord Takeru? Così sembrerebbe. Lupo, se lo desideri, posso usare questa rugiada di ciliegio per aiutarti. Consegnala, tienila per te, la rugiada di ciliegio. No, se gliela consegno. Essere così generoso. Ma certo, chiudi gli occhi. Mio sire. Il sangue del drago di Lord Takeru continua a vivere in te. Accetto umilmente. Sì. Ora puoi aprire gli occhi. Mio sire. Potere di resurrezione aggiunto. Concesso. Aggiuntivo concesso. Questo è un dono concesso da Lord Takeru. Usalo con saggezza. Sì. Wow, a proposito del fiore, prima dai. Leggi questo. Appunto sui fiori odorosi, una nota ricevuta da Kuro, scritta da Takeru, precedente erede del retaggio del drago. Si dice che una volta i parenti di Tomoe raccolsero la fragranza della sorgente e giunsero al palazzo. Una chiave si trova là, dove le acque del ristoro si accolgono in un profondo bacino. Un fiore bianco dal profumo penetrante. Una chiave si trova là. Che cosa? Lo ha lasciato Lord Takeru. Cercavo informazioni sul sentore della sorgente e del suo legame con il regno celeste. Delle acque della sorgente scorrono attraverso Ashina. E il libro parla di un fiore bianco che cresce dove l'acqua si raccoglie profonda. È un ingrediente del sentore della sorgente. Dove l'acqua della sorgente si raccoglie profonda? Forse in una valle profonda? Sì. La forra potrebbe essere il posto giusto. Le acque della sorgente l'attraversano di sicuro. Dove si trova questa forra? Oltre i boschi, dietro il castello. Nei boschi c'è un santuario consacrato al serpente bianco. La forra, com'è naturale, si snoda subito sotto. Non c'è un sentiero per raggiungerla, ma un uomo del tuo talento può farcela. Sì, ci siamo già stati. Sire, questo è per voi. Questo è un documento scritto da qualcuno che cercava il sentore della sorgente. Capisco. Qui parla di una roccia odorosa in un villaggio sacro, ma non ho mai sentito parlare di questo villaggio. Si trova al di sotto di Ashina. Ora che me ne parli, in fondo a quel pozzo in cui ti avevano gettato, vicino alla Torre della Luna, dicono che lì ci sia una voragine senza fondo. Forse le cose sono collegate. Darò un'occhiata. Bene. Il testo parlava di lasciarsi cadere. Mi chiedo cosa significhi. Non saprei. Non saprei nemmeno io. Vedi se riesci a pensare a qualcosa. Mio sire. Va bene. Stai andando via, Lupo. Conto su di te. Mio sire. Ok, appunti fiori odorosi e ci stiamo. Chiave del santuario al fortino. La chiave di un santuario nel profondo di un fortino. La porta dietro l'idolo del santuario è fatta per essere aperta. Il clan della forra sparerà qualsiasi forestiero si avvicini. Le armi degli occhi di serpente sono le più temute. Sono un gruppo scelto di donne, discendenti dell'antico clan Okami. La loro vista infallibile permette loro di concentrare il bersaglio, no, di centrare il bersaglio a distanze incredibili. Chiave del santuario al fortino. Il clan della forra sparerà. Io sono stato lì, sicuramente l'avrete visto nell'episodio. Nell'episodio 10 probabilmente. E in quel fortino io ci sono stato. Però devo trovare un santuario per poter vedere due cose. Perché abbiamo una resurrezione in più praticamente. Ok. Ma aspetta che voglio andare a parlare con la tipa però ancora. Origlia. Come Origlia? No, vaffanculo. E qua c'è ancora questo. Madonna, quante cose. L'incenso ha un aroma sottile di fior di ciliegio. L'incensiere. Te? Allora, sai dirmi altro? Hai incontrato Lord Ishin? Sì, mi ha ringraziato per aver sconfitto Genichiro.
Capisco. Chi pensava che Lord Genichiro sarebbe arrivato al punto di bere il sedimento del ristoro? Sedimento del ristoro? È il nome che si dà alle acque del ristoro particolarmente concentrate. L'avrai notato tu stesso. Il sedimento del ristoro dona una resistenza straordinaria alla carne. Consente di sopportare colpi che altrimenti sarebbero fatali. Il mio mentore Dogen ne ha studiato a lungo gli utilizzi, ma tutta la sua opera, documenti, farmaci, ogni cosa, tutto è stato bruciato e distrutto. Pare che uno dei suoi apprendisti abbia recuperato qualcosa, ma non so chi, forse Dojun. Hai chiesto l'opinione di Lord Kuro a riguardo? Sì. E quindi? Abbiamo deciso di recidere i vincoli dell'immortalità. Capisco. Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato. Sembra quasi che tu mi stia dicendo addio per sempre. Ho eseguito gli ordini del mio signore, quindi rimarrò qui nel castello. Torna a parlarmi quando vuoi. Ti fornirò assistenza medica in caso di bisogno. Dai, se mi consegna la... Ah, anche lei può... Me la tengo questa, non si sa. Non si sa mai, però... Noi eravamo stati... Allora, vediamo un attimo. Monte Kongu. Tempio Senpo. Attenzione. Quindi qua c'era qualcosa probabilmente. E qua c'è il fortino, che è questo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Allora, con calma. Con calma, con calma. Andiamo al Monte Kongu, nel Tempio Senpo. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino se si può fare qualcosa, perché noi abbiamo trovato anche quella chiave del fortino e vediamo se riusciamo a trovare le due cose. Perché se ci fosse un'altra arma sarebbe il top, in realtà. Veramente figo, sarebbe praticamente la terza arma, perché oltre al braccio protesico e alla spada classica, la nostra katana, avremmo un'arma in più, sarebbe figo. Ok, noi siamo qua, ma... Non c'è niente qua. Tempio Senpo. Meno che qua sotto non c'era qualcosa, ma... No, perché io sono arrivato da qua, praticamente. Qua si va, si torna alle segrete. Non saprei. Bisognerebbe andare avanti, scoprirlo. Perché qua c'è gente veramente forte, ma veramente forte. Io comunque ero arrivato dall'altra parte. Ero entrato là dentro, sì. Ero là, da quella parte di là. Vabbè, facciamoci un giro, vediamo un po'. Perfetto. Questi li abbiamo tirati giù. Ma c'è questo. Mi dimentico sempre che questa cazzo di abilità non ha hyper armor. L'unica che ce l'ha è questa. Vediamo cosa succede. Ah, mi sono dimenticato. RB dopo colpo mortale alle spalle ninjitsu. Però non l'ho equipaggiato, che piccio. Ok, però so che potremmo fare qualcosa di molto più veloce, perché qua ce ne sono veramente tanti. Ma veramente, veramente troppi. Sì, ma se mi fai andare magari nella zona giusta sarebbe meglio. Ok. Ah, qua c'è lo schifo dello schifo. Attenzione a questo. Qua c'era quello, ma ci sono anche quelli grossi. Ok.
Ok, là c'è quello grosso che non mi ha visto. Non so quale giro faccia. Olè. Perfetto. Questo non si può ammazzare. Cioè, in realtà muore, però torna subito in vita. Quindi non so. O no. Ah no, vedete? No, sì, torna in vita, quindi sti cazzi. Qua non si può prendere niente. Mi ricordano gli studenti in Bloodborne. E quindi qua non c'è un cazzo. Questo dovrebbe essere il tempio. Però non so se il tempio sia un po'... Un po' intrigante la cosa, eh. Allora, qua c'era la signora che cercava un fiore, penso. Serpente, sì. Ce ne sono di due tipi. Uno è fresco, l'altro è essiccato. È proprio là. Quello fresco è laggiù, oltre la rupe, nella galleria. È là che lo troverai. Frutta fresca. Di cosa parli? Ehi, c'è qualcosa che ti turba? Riso, per me di meglio non c'è. Riso, sì sì, se ti preoccupa qualcosa, il riso è la miglior cosa. Hai un po' di riso? Il riso della fanciulla celeste. No signora, non ho assolutamente niente, ma... Guarda che figata. Laggiù, come cazzo ci arrivo laggiù, signora? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Qua è tosta, quindi dobbiamo fare qualcosa di molto veloce. A meno che uno di questi tempi adesso non è aperto. Ma dubito. Questi qua sono un po' fortini, eh. Non vorrei morire. Ok. Stai bravo lì, prega. Ok. Grande. Cioè, questo è chiuso. Questo è chiuso, vabbè. Quindi non ho assolutamente idea. Ok. Questo non ho la più pallida idea se... ci vede o meno. Però noi facciamo il giro. E non mi sembra che ce n'era un altro. Sì, porca puttana. Oh, 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 dove cazzo sono finito? Vedete qua, che fricche ballacche. Porca troia i danni. Vabbè, già che ormai ho svegliato tutti, fatemi dare un'occhiata. Più che altro fatemi tenere d'occhio dove cazzo sono. No, no, qua mi fanno la festa. Mi fanno la festa. Fanno la festa e quindi sti cazzi. Ciao stronzi. Ok, via di qua. Faccio un piccolo falò che avevo sbloccato. Se il lupo si aggrappa. Quindi ripristiniamo tutto. Perfetto, riposa. Poi io ero andato da quella parte di là, mi sembra. Esatto, mentre di qua forse c'era qualcosa.
Vediamo un attimo. Allora, qua c'è già un oggettino dello spirito, molto bene. Oh cazzo. Mole. Vaffanculo, va. Cose. Lì ce n'è un altro. Quanta roba. Quanta roba, lì ce n'è altra roba. Là. Perfetto. Allora, aspettate un secondo che andiamo a vedere qua su che cosa c'è, che sembra abbastanza interessante. Se non ho costruito, un motivo c'è. Non voglio. Meno male che c'hai per armor sta arma qua, perché sennò. Ok, farci arrivare qua per? Ah, per saltare quassù, giusto? Penso proprio di sì. Ah, ok. Ah, tirati su. E qua non c'ero mai stato, mi sa. Mi sa che non c'ero mai stato. Quindi attenzione, perché potrebbe essere pericolosissimo. E questi? Idoli scolpiti. Ok. Girandola bianca e rossa. Una piccola girandola fatta di carta rossa e bianca, trovata a metà della scalata del Monte Congo. Le girandole rosse e bianche continuano a girare. Sono tutti qui. Ah, lì c'è un falò. Cioè un idolo. Quindi possiamo cercare di arrivare in quella zona lì, se c'è possibile, ma dubito. Magari ci possiamo anche salutare, perché l'episodio sarà uscito lunghissimo, però per me gli episodi devono uscire così, sennò non ha assolutamente senso. Sperando di non trovare qualcuno che ci ammazza malissimo. Per mio cazzo. Figlio, metti giù la spada. Non lo farò. Scioccolo. Scusi, ma chi è lei? Porca troia. Però sempre arene del cazzo, eh. Ottimo. Ok. Bello tosto, va. Guarda, se trovo una zona per salvare, ti riaffronto più avanti. Ah, ecco l'inculata. Giustamente. Aspetta che mi curo, va. Io non vedo niente. Porca troia. Ah, sì? No, solo lui può farlo. Ok, ok, solo tu puoi farlo. Stai calmo. Minchia, ragazzi, che toro. No. Via di qua, via di qua, via di qua. Curati. Puttana Eva. Calmati. No, non voglio morire proprio adesso.
Porca troia, sto sudando marcio. Aspetta un attimo. No! Tutta una galera. No, 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 no. Merda. Per un pelo. Va bene ragazzi, prossimo episodio. Obiettivo, tirare giusto bastardo. Ok. Ma... ah ok, siamo partita qua, va bene. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace ragazzi per non aver potuto mostrare la boss fight con Genichiro. Sono veramente desolato, l'ho detto già all'inizio e mi farò perdonare, non so in che modo, ma ci proverò. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se così fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenermi, lasciate like, commenti, seguite su tutti i link che trovate sotto in descrizione, soprattutto Twitch e Instagram. Per il resto io non posso che ringraziarvi e rimandarvi al prossimo episodio di Sekiro. Un bacione e una braccia di fratta game. Ciao ragazzi!